Ciao a tutti, allora sono un po' in tenuta casalinga ma fa molto freddo e quindi non avevo voglia di spogliarmi per mettermi una magliettina e sono rimasta con l'accappatoione, quello per stare in casa. Questo è il video dei prodotti finiti, ne ho diversi, pensavo di non averne, invece poi ne ho un bel po', soprattutto per quanto riguarda il viso, anche cose piccole però. Sono abbastanza soddisfatta di questo mese. Allora, parto e vado un po' a random. Parto con un prodotto che getto, l'ho utilizzato mezza volta. Si tratta di questa mist di Pulp Devi. Questa mist mi è stata omaggiata al Cosmoprof dall'azienda, certificata EcoCert e non testata su animali. 120 ml di prodotto, ne avevo sentito parlare molto bene. E lo desideravo da tantissimo. Al Cosmoprof la signora dell'azienda mi dice: scegli un prodotto, mi sono immediatamente buttata su questo. In genere io le mist le applico, mist o tonici con lo spruzzino, lo applico facendo tre vaporizzazioni così sul viso. Alla prima vaporizzazione, appena il prodotto ha toccato la pelle, quindi non lo so, un nanosecondo, ho iniziato a sentire un bruciore terribile, molto forte. Ho dovuto sciacquare il viso, lavarlo col sapone, ripartire da capo, e continuava comunque a darmi fastidio. La mattina dopo, quando mi sono svegliata, avevo tutti gli occhi, il contorno occhi molto arrossato. L'inci è un inci fatto bene. Il prodotto è biologico, ma secondo me c'è qualcosa, qualche ingrediente all'interno che mi fa allergia, che mi dà fastidio. Io ad esempio mi fa allergia anche l'aloe vera pura sul viso, o se è molto in alto negli ingredienti dei prodotti. Quindi ci sta che magari ci sia un prodotto, un qualcosa che mi dà fastidio. Non riesco a leggere perché ho perso gli occhiali, quindi vago nel buio e va bene così. Quindi niente, non credo che sia il prodotto, appunto, però io per sicurezza lo vado a gettare e non lo regalo a nessuno perché non si sa mai, non voglio responsabilità di questo tipo. Un prodotto finito è questo contorno occhi della CE Natur, questo qua è quello alla rosa, questo è pieno d'aria ma è finito completamente. È un contorno occhi molto leggero. Non ha una profumazione particolare, non lascia il contorno occhi appiccicoso, non unge, non è pesante. Se cercate qualcosa di nutriente, avete un contorno occhi segnato, no, vi consiglio altro. Ma se avete un contorno occhi normale, siete giovani oppure volete qualcosa di leggero per l'estate o per il giorno, da applicare prima del trucco, questo va benissimo. È idratante. A me è piaciuto, certificato Natru, non male. Se però avete un contorno occhi esigente, buttatevi su qualcos'altro. Due prodotti che vi mostro in combo e sono fantastici sono la crema viso Yves Rocher della linea Sebo Vegetal. Questo qua è il gel crema zero difetti e il detergente per il viso senza sapone di Lilac Sensitive Skincare, questo è per pelle acneiche, questi due in combo. Allora, vi descrivo prima i prodotti singolarmente e poi ve ne parlo in combo perché li ho utilizzati insieme e hanno fatto miracoli. Allora, parto da questo. A vederlo sembra una saponetta normalissima. Quando però poi la teniamo in mano già si sente dalla consistenza, al tatto, che è strana, non è come una normale saponetta. Tutti i saponi solidi, anche se non sono saponi, i detergenti solidi di Lilac Sensitive Skincare sono senza sapone, sono a pH neutro, senza parabeni e secondo me sono adatti a tutti i tipi di pelle, anche se hanno poi delle specifiche. Di questo, come di tutti gli altri prodotti che vi mostro, giù nell'info box trovate il link che vi riporta il mio blog. Lì potete trovare inci, prezzi, dove trovarli, eccetera. Per Lilac, che non so dove si possono trovare, però nel mio blog c'è il link del sito ufficiale, magari potete mandare un'email e chiedere. Allora, questo è per pelli tendenti acneiche, però è anche idratante, ha dei prebiotici. Mi è piaciuto moltissimo. È adatto
Per quanto mi riguarda, ha tutti i tipi di pelle, perché non secca, deterge delicatamente, ma comunque lascia idratata la pelle. Purifica, è vero, però non fa un'azione sgrassante, non brucia gli occhi, fa una bella schiumetta e quando si risciacqua non crea quella sensazione che lasciano appunto i saponi solidi, le saponette, i detergenti solidi, che quella sensazione di pelle sgrassata che non sguiscia, diciamo, un po' come il sapone per i piatti. Questo non lo fa. Fantastico. Mi è durato tantissimo perché intanto perché non si consuma così velocemente e poi perché lo alternavo, a volte lo stoppavo e lo riprendevo. E questa invece è la mia Italia che mi è durata tantissimo della linea Sebo Vegetal della Yves Rocher, una cremina molto leggera, profumazione fantastica, l'ho utilizzata, l'ho iniziata a utilizzare in estate, l'ho finita ora, in questo momento. E mi è piaciuta un sacco. Perché li metto insieme? Io avevo un problema, ho avuto un problema di brufoli sparsi nel viso che mi venivano fuori a caso durante la notte, ma alcuni erano grossi sotto pelle, non sapevo come fare. Ho cambiato un po' la skincare, però la cosa non migliorava. Quando ho iniziato a utilizzare ogni giorno, mattina e sera, a volte solo la mattina perché la sera magari ero talmente stanca che non mi lavavo il viso, quando ho iniziato a utilizzare questi due prodotti insieme ogni giorno, il problema è sparito, la pelle è tornata luminosa, è tornata liscia, pulita, senza brufoli, però allo stesso tempo idratata e non secca. Quindi due prodotti secondo me fantastici. Questa la comprerò sicuramente in full size. Ho dei campioncini di questa cremina, quindi prima finisco i campioncini e poi la acquisto in full size. Questo ne ho altri da aprire, insomma, non vedo l'ora di provare gli altri. Ho poi terminato due stick labbra. Allora, il primo è della Yves Rocher al karité. Della Yves Rocher io ne ho provati tantissimi. Penso, a parte quello alla fragola e alla ciliegia, perché le profumazioni so già che non mi piacciono, di averli provati tutti. Questa al karité, secondo me, ha la profumazione più buona. È veramente molto, molto, molto gradevole. Veramente molto buona. Secondo me tutti questi stick labbra hanno lo stesso identico potere idratante, l'unica cosa che cambia è la profumazione, per il resto secondo me sono identici. Sono del burro cacao, assolutamente non nutrienti, idratanti se si applicano più volte al giorno, perché una volta applicato e assorbito il prodotto le labbra sono identiche a prima, per avere dei risultati bisogna applicarlo più volte al giorno. E io questo qua lo consiglio appunto come burro cacao da tenere in borsetta, lo consiglio in estate quando non si hanno le labbra particolarmente screpolate o secche o comunque segnate dal freddo. Lo stick labbra non si scioglie con il caldo estivo, però ecco, se cercate qualcosa da applicare la notte come un pacco o per rigenerare le labbra e nutrire le labbra screpolate, assolutamente no, non fa per voi. Io questo qua lo portavo a scuola e io a volte quando devo stare concentrata, soprattutto a scuola e sto facendo il serale delle superiori, e la sera insomma ti viene la stanchezza, hai fatto mille cose durante il giorno e la sera alle 10 sei stanco, devo fare qualcosa per tenermi sveglia. Una delle cose che facevo era fare questo gesto in continuazione col burro cacao per rimanere sveglia, quindi l'ho terminato così, senza infamia e senza lode. Ecco, se lo volete regalare a qualche bambino che visto pasticciano, costano poco, gli inci sono comunque abbastanza buoni in estate, però ecco, niente di più. Tra l'altro, quello ve l'ho messo insieme a questo in un video dei burro cacao confronto che vi lascio tra le schede e nell'info box. L'altro stick labbra è questo di La Dispensa della linea Delicato d'Asina, idratante ed emolliente, certificato IAB, 5,7 ml di prodotto. È un prodotto a base di latte d'asina, con una profumazione neutra, adatta sia a uomo che a donna, delicata, gradevole. È uno stick labbra non troppo burroso, non troppo oleoso, non troppo ceroso, è una giusta via di mezzo. Anche qua lo stick labbra è resistito alle temperature estive, adatto per tutte le stagioni, per tutti i tipi di labbra. È nutriente,
ma non pesante, non va a, ad ungere ed è fantastico. Se applicato in maniera leggermente più abbondante di notte, la mattina vi svegliate che avete delle labbra fantastiche. Mi è piaciuto molto e se siete interessati un po' a questa linea, io avevo fatto un video dei top e dei flop dove parlavo anche degli altri prodotti che ho provato della linea Latte d'Asina, veramente fantastica. E nel mio blog trovate anche il link su dove acquistare questi prodotti. Io ve li straconsiglio, sono buonissimi e durano anche tanto. Ho terminato poi questa mini taglia del gel viso di Marilou Bio. Marilou Bio mi aveva omaggiato di un po' di queste mini taglie al Cosmoprof o al Sana, non ricordo. Comunque, prodotti certificati EcoCert, è un'azienda francese. Mi piace l'idea di aver ricevuto queste mini taglie in questa fiera perché in genere si danno dei campioncini. E ci fa un'applicazione, a meno che non siano tipo contorno occhi, magari ce ne può fare due o tre, però con un campioncino non si capisce granché. Con una taglia così, con una mini taglia così, già si riesce a capire se il prodotto ci piace o no. Perché ad esempio io questa qua so benissimo che mi piacerà, che mi piace tantissimo, l'andrò a acquistare in full size perché ci ho fatto molte applicazioni, questo uguale. Quindi, a me è capitata un'azienda che una volta mi ha regalato in fiera un campioncino, ma uno di numero, e mi ha detto: mi raccomando, facci la recensione. Anche no, ecco. Comunque, con questo ho fatto 6 lavaggi. Una profumazione molto gradevole, sembra un po' Marsiglia, anche se poi Marsiglia non è. Non brucia gli occhi, fa una bella schiumettina, lava molto bene. Però non va a seccare la pelle, non la va a sgrassare, si sente l'effetto di pelle che tira, lascia molto pulita la pelle, mi è piaciuto, un buon prodotto. E, non so però dove si acquistano questi prodotti, se voi lo sapete al limite scrivetemelo giù nell'info box che mi interessa, mi interesserebbe acquistarlo. Poi, sempre per il viso, ho terminato le salviette struccanti con acqua micellare, 10 pezzi di Natura Verde Bio. Queste qua mi sono state regalate da Giulia del canale Kina Yoshimoto, mi sono piaciute. Una buonissima profumazione. Erano molto ben imbevute dall'inizio alla fine, non si sono seccate, struccavano molto bene sia il viso che gli occhi senza irritare o seccare la pelle. Mi è piaciuto, riuscivano a struccare anche il mascara waterproof. Io le salviette in genere le utilizzo quando la sera non ho assolutamente voglia di struccarmi, quindi prima di andare a letto truccata passo la salvietta e me ne vado a dormire. Quindi vi posso dire che struccano molto bene. Sempre per il viso ho fatto questa maschera in tessuto di The Cream Shop, anche questa acquistata al Cosmoprof. Questa qua è la Clean Up Skin, è una maschera di quelle con gli animaletti disegnati. Io ho scelto il koala, anche di questa trovate il post sul mio blog con gli inciampallini. È un inci un po' così, nel senso non è proprio del tutto verde, però ho visto di peggio, ha anche abbastanza estratti, mi sembra ci sia la menta peperita. In ogni caso, la profumazione appunto a me ricordava la menta. Una sensazione di freschezza alla pelle, infatti la lasciava poi bella tonica, bella compatta. Il tessuto mi è piaciuto perché a parte il koala disegnato rimaneva ben aderente al viso, io l'ho fatta e ero in piedi e facevo altre cose e non mi è andata a cadere, molto ben imbevuta ma non troppo da colare, mi è piaciuta, la pelle era più appunto tonica, più compatta, i pori dilatati che ho erano molto minimizzati, anche se poi insomma l'effetto è durato quella giornata lì e basta, mi è piaciuta e potrei tranquillamente riacquistarla, magari ci faccio la foto, la metto da parte e al prossimo Cosmoprof me ne compro un po'. Poi vado a buttare questo guantino di Glove, mi era stato omaggiato al Cosmoprof, a questo giro prodotti Cosmoprof, mi era stato omaggiato dall'azienda al Cosmoprof ma tipo 100 anni fa. Questo pannetto lo vado a buttare via perché adesso sembra carta vetrata. Quando me l'hanno dato era veramente morbidissimo. Si può lavare in lavatrice, ma l'ho sempre lavato a mano con un pochino di sapone per le mani.
Dicono che strucca, che strucchi anche, cioè solamente con l'acqua. Questo no, però io andavo ad applicare un pochino di acqua micellare, di latte detergente oppure di bifasico e poi andavo a struccare. Fantastico, rimuove bene tutto il trucco, è molto delicato sulla pelle, un buon prodotto. Adesso quello di Sien che vi straconsiglio perché come effetto siamo lì. Io noto gli stessi risultati e quello della Sien mi sembra costa 5 euro, questo qui ne costa molto di più. Quindi, alla Sien, alla Lidl ne hanno ancora, almeno dove sono io ne hanno ancora, quindi date un occhio e vi consiglio quello là della Lidl. Poi, prodotto per i capelli, questo maschera di Laction, non so com'è che si pronuncia, comunque acquistata da OVS. È una maschera con due fasi, la prima fase appunto c'è la maschera, la seconda c'è il siero. Qui c'è scritto che è una maschera per capelli, vitalità e crescita, dona forza e vitalità. Allora, boh, cioè la maschera effettivamente idratante, no idratante scusate, districante, però ecco si è comportata come un normalissimo balsamo e a parte districare i capelli non ho notato chissà cosa. Il siero per me è stato inutile, non li ha lasciati così brillanti come c'era scritto, quindi anche no. Ho terminato poi il deodorante della Bioteca Italiana Acqua di Mare e Cocco, un deodorante che mi è piaciuto molto, acquistato Altigotà, certificato ICEA. Fantastico. Allora, l'alcol al terzo posto, però non mi ha assolutamente dato fastidio, non mi andava a bruciare o a irritare la pelle, lo andavo a mettere anche dopo la depilazione con il rasoio e non ho avuto problemi. La profumazione è molto buona, a me le profumazioni al cocco non mi piacciono in genere perché mi stuccano molto facilmente. In realtà questa mi è piaciuto. È un deodorante che ho utilizzato in estate e in inverno perché a volte lo andavo a mettere da parte, altre volte lo alternavo con altri deodoranti, quindi mi è durato un bel po'. Efficace, non mi faceva puzzare, durava pertanto, in inverno dura veramente tante tante ore, anche tutta la giornata. In estate va riapplicato, ovviamente. C'è da dire che io non ho dei problemi di sudorazione eccessiva o puzzo, ecco, però a me è piaciuto moltissimo, quindi per quanto mi riguarda ve lo consiglio. Ho terminato proprio ora, 10 minuti fa, questo qua che mi è stato omaggiato al Sana di quest'anno dalla Saponaria, è la lozione Cute Detox Antiforfora, era una delle novità di quest'anno. Non mi è piaciuto perché, allora intanto mi ha dato una piega capelli strana, se li tocco non sembrano sporchi, ma se li tocco li sento lievemente appiccicosi e, come si dice, ammassati tra di loro, sembrano un po' unti al tatto, ecco, quindi io che ho anche i capelli un po', si rimane un qualcosa nelle mani quando si toccano i capelli e io che li ho anche tendenti al grasso, secondo me domani dovrò lavare nuovamente i capelli, quindi non mi è piaciuto, non è adatto al mio tipo di capello e proverò l'altra versione e vi farò sapere. Ho terminato anche questa mini taglia di shampoo Natura Siberica, questa è volumizzante, mi era stato omaggiato con un ordine fatto in qualche sito e una buona profumazione. Faceva una bella schiuma, l'effetto volumizzante non l'ho visto, lavava abbastanza bene i capelli, però non mi ha fatto innamorare, quindi boh, nì. Ho terminato anche due prodotti di Sien della linea Tropical Summer. Ve li mostro lo stesso perché questa linea Tropical Summer ogni anno alla Lidl la tirano fuori. Tipo la linea dei piedi, per i piedi Tropical Summer, penso sia il terzo anno di fila che la buttano fuori. A volte si possono trovare anche dei pezzi singoli anche durante l'inverno che magari sono scontatissimi, quindi io ve li mostro. Allora, questo è il gel per i piedi. L'avevo messo in un video top e flop di quest'estate. Mi è piaciuto perché, allora, la profumazione sa proprio di frutta tropicale. Mi era piaciuto perché in estate questo qua mi lasciava i piedi freschissimi, era una manna dal cielo. Non è un prodotto nutriente o idratante,
ma è un prodotto molto rinfrescante, quindi in estate non vi idrata i piedi, però vi aiuta magari a sgonfiarli o a rinfrescarvi se avete molto caldo la sera prima di andare a letto, lo mettete nei piedi, arrivate fino alle ginocchia, magari continuate un po' sulle gambe e andate a letto con i piedi belli freschi. Quindi per questo motivo io mi sento di promuovere questo prodotto. Costa pochissimo, l'Inci NI. Quando però sono arrivata qui, e ovviamente basta pochissimo prodotto per applicazione, quando sono arrivata qui è arrivato il freddo e non sentivo più l'esigenza di applicare un prodotto rinfrescante. Quindi che cosa ho fatto? Per smaltirlo prima io andavo ad applicare una quantità abbastanza abbondante, mettevo i calzini e poi mettevo le scarpe e uscivo, oppure mi infilavo a letto e dormivo. E devo dire che applicandone una quantità abbondante, mettendo poi il calzino, il giorno dopo i piedi erano morbidissimi, vellutati, nutriti per tutto il giorno seguente. Quindi alla fine, se si usa come maschera piedi, diciamo, è strepitosa. Un prodotto fantastico. L'altro prodotto della linea Tropical Summer è questo qua, che è l'olio per rasatura con un complesso multiplo di oli emollienti. Io ne avevo già terminata una confezione, questa è la seconda confezione, ne ho una terza da iniziare, quindi potete capire che è un prodotto che mi è piaciuto. L'Inci mi sembra che era buona, comunque era buono, comunque nel mio blog lo trovate. La confezione è così, la profumazione di questo mi piace un po' meno, perché si è fruttato ma è tipo molto più dolce, molto più forte, mi stucca un po', non è che mi abbia fatto impazzire. Comunque, io che cosa andavo a fare? Vado a inumidire la pelle con acqua tiepida, applico l'olio, lo lascio stare per 5 minuti, 10, dopodiché passo il rasoio. Allora, la rasatura va che è una meraviglia, il rasoio scorre molto bene senza tagliare la pelle e poi lascia la pelle nutrita, idratata, liscissima, quindi è un prodotto che mi piace un sacco. Dopo potete anche non applicare una crema idratante, quindi fantastico, e dura un sacco perché anche qua basta pochissimo prodotto. Ho terminato due prodotti di Forans, linea Black for White, mi era stato omaggiato dall'azienda, prodotti che si possono trovare al Tigotà. Questa è una linea con carbone attivo, il carbone attivo è presente anche nelle setole dello spazzolino, sbiancante, antimacchia. Allora, lo spazzolino è durato 3 mesi e le setole sono ancora ottime. Ha il puliscilingua, che io però non utilizzo perché utilizzo semplicemente le setole. Mi è piaciuto lo spazzolino, lava molto bene i denti e non li va a graffiare. Il dentifricio è un gel nero che non va a macchiare però il lavandino, fa un po' una schiumettina grigia, lava molto bene i denti, ha un buon sapore barra profumazione, l'alito rimane fresco, i denti puliti, quindi è un prodotto che mi piace molto. Per quanto riguarda le macchie, non lo so perché non ho le macchie sui denti, e l'effetto sbiancante non lo so perché ho denti abbastanza bianchi di mio, quindi non lo so, però a livello di dentifricio mi è piaciuto molto. Vi ho poi fatto vedere ultimamente un video dell'aggiornamento progetto smaltimento makeup. Vi faccio vedere che cosa ho terminato anche qua. Allora, l'ombretto Cream Crush numero 11 di Kiko, era un ombretto cream to powder, il colore mi è piaciuto, la consistenza no, l'ho finito, sono contenta, non so se ci sono ancora questi ombretti, comunque non li acquisterò più perché appunto non mi trovo bene con la consistenza. E poi vado a gettare questo qua, che è la matita di Puro Bio in edizione limitata per le labbra e le blush. Erano 3, 2 le ho terminate, questa no, non mi sono piaciute nessuna delle 3 e sto facendo fatica a terminare questa, basta, non ne posso più, è inutile sforzarsi quando un prodotto proprio non ci piace, quindi lo vado a cestinare. Più di così non mi è riuscito a fare, non mi è piaciuto il colore, non mi è piaciuta la consistenza, quindi niente, basta. Ho terminato poi anche 4 campioncini, vado velocissima. Allora, uno è l'esfoliante viso corpo di Fisionatura, assolutamente molto molto blando, per il corpo no. Per il viso, se avete una pelle molto molto delicata, potrebbe andare bene. Per me troppo blando non ha fatto niente. Poi ho terminato questa maschera viso rigenerante biologica, rivitalizza e purifica di Apiarium, mi bruciava il viso quindi ho dovuto sciacquarla subito. Ho terminato la maschera di Dior Dream Skin,
questa qua che è stata completamente inutile. Ed infine, proprio stamani, ho utilizzato e terminato questo campioncino, l'erboristica, della linea Illumia, ed è un detergente viso biologico, illumina e rivitalizza, mi è piaciuto. Ho fatto un'applicazione, per questo vi dicevo prima della differenza tra un campioncino e una mini taglia così, con queste sei applicazioni, con questa una. Comunque, mi è piaciuto, sembrava più un latte detergente liquido, più che un gel. Lavava molto bene, ha lavato molto bene il viso, non mi ha bruciato gli occhi, non mi ha seccato la pelle, non faceva particolarmente schiuma, però ha lasciato la pelle veramente molto molto pulita, anche se l'ho trovato particolarmente delicato, quindi buono, potrei farci un pensierino. Questi erano i miei prodotti finiti, mi raccomando fatemi sapere che cosa avete finito anche voi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, in questo modo aiutate, mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!